È finito tra i fischi del Putilli il match salvezza tra Barletta e Rotonda, 1-1 il finale, un pareggio che fa sorridere i lucani, che tengono a distanza di 4 punti gli avversari diretti, e fa rabbia al Barletta, che si fa raggiungere nella ripresa dopo l'iniziale vantaggio firmato dalla Monica nel primo quarto d'ora. Ora la salvezza diretta per i biancorossi si complica. Prima della partita, spazio alle emozioni con il saluto di tutto il Putilli per il suo ex bomber Ciccio Pascazio, accolto con sciarpe e cori di incitamento, proprio come un tempo, un grande messaggio di forza e determinazione nonostante le difficoltà legate alla malattia. Le formazioni 4-3-3 per entrambe le contendenti. Il Barletta ritrova Lo Bosco terzino sinistro, in attacco Mister Ciullo lancia la Monica al posto di Diaz dal primo minuto, Pagana schiera il tridente d'attacco Barile Cagliazzo e Lautaro Fernandez. Pronti via è la prima azione degna di nota, la firmano i lucani, in ripartenza chance per Cagliazzo, tiro da rivedere, ma è il Barletta a sbloccarla al 14esimo, lancio di Basanisi, duello tra Marchetti e la Monica. L'attaccante biancorosso inventa un gol splendido che sorprende anche il portiere e permette alla sua squadra di passare in vantaggio 1-0. Il Rotonda stenta a reagire, al 27esimo Cagliazzo sfrutta un'incertezza di Lo Bosco e calcia al lato. Grandi proteste in casa Barletta al 28esimo, Marchetti già ammonito, entra così sulla Monica il direttore di gara. Lo grazia, i calciatori barlettani si lamentano, il tecnico dei lucani alla fine lo sostituisce per evitare il peggio, al suo posto dentro Callegari sarà l'uomo della provvidenza per il Rotonda. Al 32esimo Caputo ci prova su punizione ma la traiettoria esce di non molto, all'intervallo il Barletta è avanti. La ripresa si apre con i padroni di casa a caccia del raddoppio, passano pochi secondi e Fornaro cerca in aria la Monica, tiro murato, al sesto angolo Barletta, Basanisi di testa, non ne approfitta. Al nono, ancora Basanisi di testa, fuori misura. Al 15esimo riecco in Rotonda con Lautaro Fernandez, doppia conclusione murata dalla difesa biancorossa. Al 17esimo, ancora Barletta in avanti, Lo Bosco di testa, non trova la porta. Al 25esimo Pulina prova la conclusione a giro, Niglie para senza problemi. In campo si rivede Schelotto, al 29esimo l'argentino trova Basanisi in aria, palla in rete, ma c'è fuori gioco. Nel miglior momento del Barletta il Rotonda trova il pari, angolo per i lucani, contestato dai padroni di casa, Callegari è al posto giusto e al momento giusto e trova la rete. Dell'1-1 fa festa in Rotonda, a segno l'uomo che ha sostituito Marchetti, graziato dall'espulsione nel primo tempo. Nel recupero il Barletta prova a reagire con Diaz su invito di Basanisi al 47esimo, ma il suo colpo di testa non è preciso, finisce così in parità e tra i fischi del Putilli. Per il Barletta diminuiscono sempre più le chance per la salvezza diretta. Domenica prossima c'è la trasferta a Gravina, altro scontro diretto. Rotonda che torna a casa con un punto e un sorriso. Nel prossimo turno i lucani sfideranno in casa il Bitonto, altro incrocio salvezza.